In effetti questo sentiero, la cui ampiezza denota l'importanza anche da attribuita per passaggio, probabilmente anche con cavalcatura, comunque animali da soma. E conferma come anche nei luoghi, nelle aree più remote, o comunque remote per noi escursionisti contemporanei, quindi con una conoscenza limitata degli ultimi 30-40 anni dell'Aspromonte, come anche nelle zone più remote, percorsi importanti come questi solcavano e consentivano di accedere quasi ovunque in Aspromonte.